Giacomo Gianni, cosa devo fare? Allora, hai voluto venire a vedere una giornata nostra? Sì. Cominciamo. Ok, cominciamo, non ho paura. Ma adesso parli, entriamo. Vai. Grazie. Prego. Allora, come comincia la vostra giornata? Allora, la nostra giornata tipo comincia con così. Una cosa carissima, questa. Beh, bisogna pulire. Certo. Ma questo non mi spaventa. Non riesco a capire dalla forma e dal colore di che animale si tratta ancora. Chihuahua no. Elefanti neanche, ma sono lì dentro? Ci stanno aspettando? Esatto. Vado? Vai. Apri. Ecco qua. Oh, guarda subito la differenza. Mamma adesso di comportamento. Mia. Una è una tigre e un'altra è una leonessa. Allora la tigre, vedi, va a farsi fare le coccole. La leonessa, che è gregaria, adesso cercherà di accaparrarsi l'attenzione di Giacomo in maniera maggiore. E questa è un'altra tigre, è una tigre bianca. Ma che meraviglia che sono. Ma guarda l'interazione con Giacomo. Quanto ci vuole ad arrivare a quel genere di interazione? Cioè, se vado dentro io faccio così, mi dà una zampata. Certo, ma io penso che se tu entrassi nella casa di un italiano che non ti conosce, ti darebbe forse una zampata. Sì. Ecco, il problema è proprio questo. Bisogna farsi conoscere, bisogna vivere con loro. Ed è quello che è il nostro messaggio. Per riuscire ad avere un buon rapporto con gli animali c'è solo un trucco: passare del tempo con loro. Però c'è da dire che il leone, ad esempio, in natura diventa pericoloso quando? Quando diventa maturo. Certo. E quando diventa maturo può diventare aggressivo, anche se lo hai cresciuto. Sono tutte cose che o le accetti e decidi di convivere con il loro essere, o se non le accetti puoi avere dei problemi. Ciao. Allora, ciao. Andiamo a dar da mangiare a questi piccoli cuccioli e facciamo anche un playtime. Eccoli. Andiamo? Dov'è? Arriva. Queste sono nate qui. Assolutamente sì, Federico. Queste sono addirittura la quarta generazione di tigri che sono nate nella mia famiglia, anzi nella nostra famiglia. Tutti gli animali che avete voi sono tutti animali di cattività, cosiddetti. Vedi, Federico, quello che bisogna sapere è questo, che il 99% degli animali che si vedono, soprattutto se si parla di grandi felini, provengono tutti da... assolutamente cattività. Non ci sono animali presi in natura e portati, a meno che non ci siano specifici programmi di riproduzione. Allora, com'è che funziona? Cioè, com'è che un giorno tu, Giacomo, vi svegliate e pensate: ah, vogliamo avere leoni, tigri e altri animali selvaggi? Dunque, devi pensare questo, che 20... ormai cosa sono? 23 anni fa io decisi di iniziare il mio percorso con i grandi felini, anche se provenivo da un mondo fatto di delfini, fatto di altri animali, eccetera. E, però quella che era la mia meta era cercare di trasmettere alle persone, forse non dico la maniera corretta, perché comunque quella che era la mia esperienza con questi animali e soprattutto con gli animali in generale. Da lì ho iniziato a lavorare con loro, da lì ho cominciato a capire che sono animali di una sensibilità incredibile, spesso e volentieri dipinti malissimo, con i denti fuori, ma con una sensibilità che è di gran lunga superiore, spesso e volentieri anche quella dei cani e dei gatti. Non sono cani e gatti. E da lì è partito il progetto del mio posto, dove noi cerchiamo di fare un'educazione relativa al rapporto uomo-animale. E proprio cercando di far vedere che riusciamo ad avere un buon rapporto con tigri e leoni, diciamo, se riusciamo a farlo con tigri e leoni, a maggior ragione, penso che le persone lo debbano fare e debbano provarci con cani, gatti, eccetera. Come arrivano gli animali qui, Giacomo? Allora, qua innanzitutto la maggior parte degli animali nasce qua. Ah, sì. Perché, come loro. Come loro. Una parte dei nostri animali, però, vengono anche da situazioni... di accoglienza. Di che tipo? Noi, appunto, la nostra struttura, possiamo accogliere anche animali che per esempio stanno pensionando i circhi. Ah. Tant'è vero che il papà proprio di questi tigrotti a 17 anni è arrivato da noi perché ha finito di fare spettacolo. L'interazione
interazione sì. che voi avete con questi animali, che valore ha? Perché questo è un luogo dove uno viene, vede, sì. Come se fosse un giardino zoologico. Sì. Tra virgolette. Molto. Però poi voi invece, creando questa interazione, portate un beneficio. Allora, all'animale e alla comunità. Allora, certo. I benefici sono molteplici. Il primo, si è scoperto, ci sono studi a riguardo, che l'interazione uomo-animale garantisce all'animale un benessere. Perché? Perché comunque l'interazione fa sì che l'animale non subisca quella che potrebbe essere una noia da cattività, cioè una noia da inattività. Quindi anche la semplice interazione che stai vedendo in questo momento con, certo. qua con te, coi cuccioli ovviamente, nella loro fase iniziale ha una grandissima valenza. Perché questo cucciolo normalmente vede me, Gianni e i nostri bravissimi volontari che ci aiutano qua nel parco. Più lui persone vede, il vantaggio qual è? Che per lui tu potresti essere tranquillamente un veterinario. Quindi nella sua vita la persona estranea non sarà mai un qualcosa di negativo, ma vedrà visto come positivo. E questo ci permette di poter far sì che veterinari vengano qui e possano avvicinarsi tranquillamente agli animali senza minimamente utilizzare anestetici. Un'altra cosa, questo luogo ha anche uno scopo scientifico e di approfondimento, di studio. Si colma il debito formativo nei confronti di questi animali. Lo sto facendo io, sono qui con voi e già sto capendo cose che non mi sarei neanche immaginato vittima di luoghi comuni. Esatto, infatti quindi quello che noi, quella che è la nostra mission personalmente è quella di intanto arrivare a creare, a far capire alle persone che il rapporto uomo-animale si deve fondare sull'amore, ma su un amore reale, non un amore fittizio o un amore, permettetemi questa parola, disneyano. L'amore reale significa accettare la creatura per quello che è etologicamente parlando, certo. e rispettarla. Nel momento in cui noi vogliamo modificare l'etologia di questo animale, automaticamente creiamo dello stress e lo stress può portare a dei problemi. Qualcuno può anche dire sì, però non è natura questa. Ok, mi sta bene, non è natura. E allora la domanda che di solito io pongo a queste persone è: qual è la differenza tra i tigrotti che hai visto qua e quei tigrotti che puoi trovare nella giungla? Le competenze. Questa tigre ha delle competenze necessarie a lei per stare bene nel suo luogo, che è la cattività. La tigre che vive nella giungla ha le competenze che la fanno star bene nella giungla. Sai qual è la differenza? Sì. Perché qua il cibo glielo date, là bisogna procurarselo. Anche e quello, non è cosa semplice. È soprattutto quello. Non è cosa semplice. E lasciami aggiungere infatti che in natura lo span di vita è esattamente la metà. Una tigre vive 10 anni, 11 e qua anni. Qua 20? Qua abbiamo avuto tigri che ci hanno lasciato, abbandonato, ahimè. A 22 anni. Tu calcola che a 17 anni ancora sono riproduttive. Allora io con i cuccioli è bellissimo, però vogliamo fare qualcosa di un po' più andiamo oltre. Tosto. Andiamo. Va oltre. Bene. Andiamo, dai. Ma una tigre al guinzaglio, dai, su. Innanzitutto il guinzaglio non è nient'altro che un mezzo di comunicazione che tu hai con l'animale. Non è che la tiro, No, vedi. Non è niente di coercitivo. E ti faccio vedere la simulazione di una visita medica. Simuliamo. Perfetto. Un'ecografia. Riccardo? Sì. Ok. Sit down. Down. Ok. Noi adesso ci mettiamo dietro. Ok. Mettiti pure dietro. Abbassati. Puoi toccarla. E puoi anche con due mani simulare proprio una palpazione all'animale. E l'animale non subisce nessun stress. Questo fa sì che lei si abitui ad essere toccata da persone. E questo fa sì appunto che lei non debba essere sedata per una semplice visita medica.